Ragazzi, buongiorno. 18 miliardi di video sempre con questa maglia, che vabbè, metto sempre questa perché è abbastanza fresca e poi sembra un pigiama, ma va bene lo stesso. Video stella carpur, con i ticket e non solo. Ok, allora, questa roba qua, aiuto, marca Carrefour, ce ne sono 18 e sono costati 3,09 euro. Mi ricordo il prezzo perché c'erano sia 3,99 euro, ma ce n'erano 30. C'era con la Coca-Cola e gusto anice, che era viola, ma di noi dice che è azzurro. E invece qua sono solo bianchi, verdi, rossi e arancioni, ma ce ne sono 18 e costano di meno. Quindi va bene, li ho già messi nel freezer. Poi questa qui, prima che stasera finisca, che se la mangia Dino, io mi mangio solo il formaggio praticamente perché la rucola l'ho comprata per fare il pesto, ma diversamente nell'insalata non la mangio. E questa qui è Albese tricolore, 3,90 praticamente, preparato dal Carrefour. E poi abbiamo preso sempre gli stessi affettati, compresa per le stesse cose sia al Carrefour che al Penny. Pancetta arrotolata, 1 euro, questa qui ce n'è per uno praticamente. Vi do un consiglio: se siete single, questi affettati vanno bene perché ci sono tre fette in croce e vanno bene per quelli single, per quelli da soli, senza fidanzate, senza figli, senza nessuno. Questi affettati qua, se avete poca fame, se siete da soli, bastano per una persona sola praticamente. Due di prosciutto cotto, questi qua li prendiamo sempre come affettati. Di solito prendiamo anche la bresaola e la mortadella, ma stasera andava così. E quindi va bene lo stesso. Poi ce n'era forse ancora uno, ma lo speck lo sta già mangiando lì, non va bene. Boh. Questo qui c'era la Valmore in offerta a 1,29 euro, ma stamattina abbiamo comprato nel negozio qua sotto nel paese l'acqua Eva, che era in offerta a 1,79 euro. A saperlo la compravamo al Carrefour che costava di meno. Comunque vabbè, ho preso questo qui che è rucola, appunto per fare il pesto o se la mangia Dino così in insalata con un pomodoro, buonanotte. Poi ho preso questo qui, lattugino, sempre per fare, non per fare i sughi, ma da 1 euro, ed è appunto lattugino, ed è per fare, non so parlare, ed è per fare l'insalata con i pomodori, mozzarella, mais, tonno, tutto quello che volete, e si mangia così. È buono. Invece la rucola si può usare sia per mangiare in insalata sia da mangiare e fare il sugo di rucola, il pesto di rucola, quello che è, per la pasta. Poi era in offerta il pane della Mulino Bianco, forse, non mi ricordo, pane di grano duro. Invece questo qui costava di meno, l'altro costava 70 centesimi, forse, non lo so. Questo qui l'abbiamo pagato 65 centesimi, lo compriamo sempre e quindi è buono. Pane bianco, l'altro era pane di grano duro, che non è che mi faccia impazzire. Sì, vabbè, quello. Ho preso questo come carne, 3 euro, ne avevo già comprati altre volte. Hamburger classico, c'era scritto di tacchino, ma poi c'è scritto sopra che non è di tacchino, ma preparazione a base di carne di pollame fresca. Però tacchino e pollo, quindi c'è anche il tacchino. 4 hamburger, così 2 Dino, 2 li mangio io e siamo a posto. O uno io, uno Dino e uno se lo porta al lavoro. E il quarto che rimane se lo mangia qualcuno. Poi, Carrefour. Caffè espresso, questo qui, ok, macinato dovrebbe essere, sì, per la caffettiera, per la macchinetta, Non c'è disegno dietro. vabbè. Va bene. Questo qui è in offerta, lo scontrino se lo trovo lo dico, se non lo trovo non ve lo dico, i prezzi non ve li dico. Il 4,99. tonno, 4,99 euro. Rio Mare, stranamente in offerta perché di marca di solito non è mai in offerta, o costa 6-7 euro, sto tonno anche di più. Al chilo, la confezione, non lo so come si dice. 6 lattine da 80 grammi, gran risparmio. Anche queste qua, insieme al lattughino, insieme ai pomodori, quelli appunto che ho comprato da sugo, che andrebbero meglio da fare il sugo, ma li usiamo anche in salataro, non so come si chiamano. Quello tondo rosso, o i pomodorini ciliegino, fatemi insalata e siete a posto. Questi qua, e poi i pomodori che li faccio vedere. Allora, questo qui è il sacchetto. Perché c'erano le confezioni di pomodorini, quelle che compro sempre, ma gli ho detto, Dino, evitiamo di fare troppa plastica. Già con i ghiaccioli, le confezioni di ghiaccioli sono plastica, già la confezione della mozzarella è plastica, anche questo sacchetto è plastica, evitiamo di fare troppa plastica e di Mamma. comprare confezioni E io quella ti ho risposto anche il giorno. dei pomodorini di plastica, stavo parlando, Dino. Questo qui è il pomodoro, sia per fare il sugo, che c'è scritto pomodoro tondo da sugo, e sia per metterlo nell'insalata, lo tagliate a fettine o a pezzetti, ed è buonissimo. Pomodoro, mozzarella, mais, tonno, insalata, lattuga, scarola, tutto quello che volete. E vado di corsa perché la batteria scarica, poi con Nino parlo dopo. Non lo sto maltrattando, quindi non criticate. Granarolo, mozzarella, formaggio scorta, questo qui lo sapete, le compro sempre. Erano in offerta come al solito, perché se no non le compro se non sono in offerta. 13,9 2019,
a posto. Poi ho preso questo, così da mangiare una sera quando siamo un po' di corsa, almeno lo congelo adesso, ma poi lo posso anche comunque lasciare in frigo e lo usiamo. È giusto per due persone e secondo me ce n'è poco per due persone. Comunque, per come mangia Dino, che mangerebbe 14 pacchetti di pasta solo lui, 5 minuti 250 grammi, c'erano vari tipi di pasta. Questo qui è tortelloni, la pasta più grossa, c'erano anche gli agnolotti che sono più piccoli, c'erano i ravioli che sono ancora più piccoli, i tortellini forse anche, con vari gusti che adesso non mi ricordo, quindi ho preso questo. Gli spinaci come verdura non li mangio bolliti, ma li mangio dentro al ripieno sia della pasta che della carne, quindi buoni. Erano in offerta anche questi, tipo gli sfogliavelo più o meno, rustici si chiamano, vedremo come saranno. Poi sempre le stesse cose, la pasta di prima Giovanni Rana è una novità perché non l'ho mai comprata, il caffè quello lì non mi ricordo di averlo mai comprato, ma le altre cose le abbiamo comprate già sempre altre volte. Sì, forse quello lì dentro anche questa pancetta l'abbiamo già comprata, pancetta dolce ideale per amatriciana, due, perché a me piace più la pancetta dolce che quella affumicata. E aiuto, le mani di burro o le mani di polenta. Questa pancetta affumicata qui ideale per carbonara, abbiamo le uova e si può fare la carbonara. Ma stasera potremmo fare anche la carbonara. Certo, ho già cucinato per stasera, mi dispiace. Ideale per amatriciana invece la pancetta dolce, questa qui mi piace. La pancetta è piccolina, costa poco, era anche in offerta stasera, quindi ne ho preso un po' di confezioni come al mio solito. E poi ne ho preso questo qui insieme alla carne al basilico che mangia stasera, i nervetti. Che io dico sempre trippa, lui mi dice non è trippa, sono nervetti, non è trippa. C'era un coso, un animale, un insetto grosso che volava, tipo un calabrone, anche alle 7 di sera. Ecco, questo è porchetta, che Dino mi dice è uguale al prosciutto. E anche questo, vi dicevo, è per i single, perché ce ne sono tre fette in croce, anche di mortadella. Questi affettati qua costano poco, ma ce n'è veramente troppe fette. Tra virgolette, poche fette purtroppo. 50 grammi. Potrebbe, 90 grammi c'è scritto. Aspetta, 50. Potrebbero esserci molte più fette. Poi abbiamo ripreso questa marmellata qua che avevamo già comprato altre volte, 60 centesimi, 79 non mi ricordo. Ho voluto provare questo, l'unico formaggio spalmabile che c'era, a parte il Philadelphia ma costa un botto. Alpli, che non so che gusto abbia, 200 grammi, voglio fare il cheesecake, la confezione già che avevo comprato. Però voglio vedere se riesco a farlo. Poi una volta lo farò da solo senza comprare la confezione già fatta praticamente. Latticino fresco spalmabile, crema di latte, latte scremato, sale, fibra di agrumi, fermenti lattici. Bologna, Milano. No, via Borgogna, Milano. Io leggo Bologna dove non c'è scritto. Vabbè, Alpli, non so, non l'ho mai provato. Vi farò sapere. Poi, un po' di cavolate ci vogliono perché la vita è grama, è amara. Si dice bisogna mangiare qualcosa di dolce almeno. 99 centesimi, bottigliette gusto Coca-Cola, che non le ho mai provate, del Carrefour, ci sono anche a forma di cuore, ci sì, sono... Sì, un'altra volta? No, le bottigliette no, dell'aria voi avevi comprato. No. Carrefour Kids per i bambini, queste qua bottigliette della Coca-Cola, e quelle che compro sempre, non di marca, per i bambini, Carrefour Kids, coccodrilli a 99 centesimi. Vero che 0,99 vuol dire 1 euro? Rispondete. Poi, tre yogurt che erano in offerta, e quando sono in offerta sarebbero da comprare tutti. L'altra volta li avevo comprati con le mandorle, con il ripieno di mandorle. Stavolta li ho presi, come li compravo già anche da piccola. Mix più fiocchi al cioccolato, yogurt bianco più anelli al cioccolato che sono buonissimi. E poi questo qui, c'era di nuovo con le mandorle, quello che avevo preso l'altra volta ma non mi ha fatto impazzire. Yogurt al cocco più palline al cioccolato, mix Müller, buonissimi questi, di marca. Se no di solito prendo quelle della Selex o marca Carrefour, ma quando i mix Müller sono in offerta a 79 centesimi o 65, no, non mi ricordo. Interessantino. Vabbè, li compro se sono in offerta gli yogurt della Müller. È ovvio che se non sono in offerta e costano 4-5 euro, prendo quelli della Selex o del Carrefour che sono buoni lo stesso, basta che non abbiano i pezzi. Poi, insieme al tonno che abbiamo comprato, appena siamo entrati al Carrefour, c'erano queste brioche. Io sono 20 anni almeno che non mangio le Kinder Brioche, che non mangio le Kinder Delice, saranno almeno 5-6 anni, e le voglio ricomprare. Ne erano in offerta 1,99 euro, questo è il prezzo, me lo ricordo, e quindi le ho ricomprate. Per quando non ho niente di dolce, non ho comprato Nutella, non ho comprato niente di schifoso, di nauseante, cioccolato eccetera, solo caramelle a 1 euro. Queste qui ce ne sono 10, se le porta Dino magari anche al lavoro, e buonanotte. C'erano anche le nastrine, ma sanno un po' di poco.
Io le mangiavo quando andavo a scuola queste brioche, quindi ragazzi, sono 20 anni, sono passati, mamma mia. No, 20 anni magari no, ma più o meno. Un po' di anni sono passati. Ah, questo è il lunghissimo scontrino, senza farvi vedere il paese, ok? Con i ticket praticamente abbiamo pagato, se vi interessa, 49,27€, di cui IVA 4,36€. Buoni pasto, con tanti 10€, 73 centesimi di resto. Allora, se riesco, allora vi dico i prezzi. Hamburger di tacchino 3€, carpaccio 3,90€, Kinder Brioche 1,99€, sconto 0,50€, meno 0,50€, nervetti di bovino conditi 2,79€, ghiaccioli 18, 3,09€, pomodoro tondo 84 centesimi, sacchetto dobbiamo anche pagarlo 2 centesimi, costa, porchetta 1€, speck 1€, caramelle 99 centesimi, tortelloni 1,99€ come le brioche, la pancetta 99 centesimi, 1€, ah sì, l'affettato, cubetti di pancetta 3,58€ perché ne ho presi 3 pacchetti, si vede la testa di Dino, almeno gira, ti saluta Dino. Ah, buonanotte, il cellulare. Non so, non capire, sto parlando dove sto per la festa. Pane morbido 65 centesimi, formaggio fresco spalmabile 85 centesimi, a parte la carne e il salami, ah, anche i salamini non li abbiamo fatti vedere, vabbè. Falli vedere Dino, ce l'hai ancora il salamino? Non è in frigo. Finito, vabbè, boh. Mozzarella 1,89€, rucola 1€, pane morbido ve l'ho già detto, caramelle 99 centesimi, confettura di fragola 83 centesimi, quasi tutto meno 1€ praticamente, a parte la carne, i nervetti e appunto gli hamburger a 3€. 4,40€ i bocconcini, i salamini, che sono 8-10 salami, non lo so, piccolissimi. Sono 6, vabbè, quello che è. E sono comunque salamini, sono costati quasi 5€, però il salame, la carne, gli affettati costa tutto caro, soprattutto la carne costa cara. Caffè macinato 2,29€ e 3 di quegli yogurt Müxmüller 65 centesimi. Quasi tutto scontato, in offerta, in promozione. L'acqua non l'abbiamo presa alla Valmuola. Comunque vabbè. La carne si sa che fa aumentare sempre i prezzi. Comunque abbiamo fatto una mini spesa per durare un po' di settimane. E poi faremo la spesa mensile. Questa diciamo che può... Salute. Grazie. Questa diciamo che può essere una spesa settimanale. Settimanale e non riesco a parlare, scusate. Ma scusa se poi mi viene la stanottina. Vi saluto. Ciao. A presto.